Selvaggia non perdona, rifiuta regali, Caroline boccia Eva. Ancora tensione a Ballando con le stelle, la voce fuori dal coro della giornalista e conduttrice continua a far discutere. Selvaggia Lucarelli on fire alla terz'ultima puntata di Ballando con le stelle 2022. La giurata non ha dimenticato quanto accaduto la settimana precedente e nonostante l'appello di Alberto Matano a creare un clima più sereno nel corso della serata la giornalista e conduttrice ha rincarato la dose. In primis ha rifiutato il regalo di Guillermo Mariotto, che era sbottato contro di lei definendolo una scimmia che lancia escrementi ovunque. Lo stilista venezuelano ha portato in studio un dono alla collega, ovvero un peluche di scimpanzé che tiene in mano una paletta con il numero 0. Un cadeaux che ha divertito il pubblico di Ballando con le stelle ma non Selvaggia Lucarelli che l'ha rifiutato. La compagna di Lorenzo Biagiarelli ha invitato Mariotto a farle delle scuse per quanto detto nei suoi confronti e quando le ha ricevute ha specificato di non voler essere troppo benevola. Selvaggia Lucarelli è poi tornata ad attaccare Eva Zanicchi, che si è esibita in una toccante coreografia dedicata al padre. Chi ha vissuto l'esperienza dei campi di concentramento e che la cantante ha conosciuto solo quando aveva 5 anni. Caroline Smith si è complimentata con la concorrente per l'intensità e l'emozione che è riuscita a trasmettere in coppia con Samuel Peron. A questo punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha provocato Caroline, come mai non parli di ballo? Devo parlare io di ballo. Il riferimento è alla guerra fredda che va avanti da settimane tra le due. La coreografa ha esortato Selvaggia a rispettare i suoi giudizi data la sua competenza nel mondo della danza. Caroline ha preferito non dare corda a Selvaggia, ho già detto tutto. La Lucarelli ha fatto un mezzo sorriso e ha stroncato di nuovo Eva Zanicchi, rimarcando il fatto di aver visto pochi passi in pista nonostante il programma sia quasi giunto al termine. Ha così bocciato l'Aquila di Ligonchio per l'ultima barzelletta raccontata Ballando con le stelle. Giudicata da Selvaggia decisamente squallida. Infine la Lucarelli ha elargito un 3. Eva Zanicchi si è mostrata piuttosto provata dalla situazione ma ha precisato di non voler badare troppo a questi giudizi. Dalla sua parte, ancora una volta, Sara Di Vaira che ha parlato di una coreografia impeccabile e Rossella Erra. Che ha invitato Eva a fregarsene di certi giudizi. Quando sono arrivati Alessandro e Jared Overvilfort Caroline Smith si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Più dura che mai ha affermato. Vorrei ricordare che la danza non è solo passi, perché si parla troppo spesso di passi. La danza è fatta anche di emozioni, intesa, complicità. Insomma, tra i giurati di Ballando con le stelle l'aria è più pesante che mai. Caracate să rubând urile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Oh,